Il baguette abita a Casnego, ma almeno temporaneamente è in affitto, per così dire, a Gandino. Di che cosa stiamo parlando in particolare? Ma stiamo parlando che grazie alla ricerca di Walter Biella, che è ormai riconosciuto a Bergamo come l'uomo del baguette, l'uomo che ha reintrodotto in Bergamasca questo antico strumento, ha recuperato, ha trovato a Gandino, proprietà di Piccinali Maurizio, un baguette originale del fine 800, di proprietà appunto di Piccinali Maurizio, il cui nonno Quirino è uno dei produttori di baguette oltre che suonatori. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Grazie appunto a Walter l'abbiamo recuperato, salvato, e la peculiarità di questo dice che è uno dei 7 baguette che sono rimasti ormai nel nord Italia, è il baguette più completo, nel senso che oltre a tutta la parte della parte strumentale di legno, che quella si è conservata, anche la cosiddetta baga, questo stomaco di pecora che serviva poi per fare la parte dell'aria per soffiare all'interno del baguette, è rimasta conservata. Tutti gli altri 7 hanno questa baga danneggiata irreparabilmente, quindi non si è più potuto utilizzare, mentre invece lui ha trovato questa ancora in buono stato, l'ha sistemata, restaurata e adesso in questi giorni è visibile presso la biblioteca civica del comune di Gandino, e vedremo poi in futuro di poterlo mettere ancora a disposizione di tutti. A detta di Walter, questo baguette è quello con cui lui ha realizzato la dima, è la dima per poter consentire la costruzione poi dei nuovi baguette, che oggi questo strumento che sta diventando nuovo in Bergamasca è stato riproposto ai cittadini e ai musicisti per poterlo riattivare. Come Gandino, ovviamente siamo in Val Gandino, siamo onorati di supportare Casnigo su questo tema, però mettendoci anche il nostro piccolo contributo, quello di avere e di conservare uno degli strumenti più originali e più storici del nostro territorio.